oggi vittoria, lo stavamo dicendo anche con Novellino, meritata dell'Ascoli, che ha impresso un ritmo decisamente superiore alla partita rispetto all'Avellino, e per voi questo è un altro passo verso la permanenza in categoria? Sì, direi di sì. Per quanto riguarda la vittoria, penso che non ci siano dubbi, no? I nostri ragazzi hanno aggredito la gara in maniera molto, molto importante, molto determinata fin dal primo secondo del fischio iniziale dell'arbitro, quindi penso che sia stata una vittoria molto importante, molto meritata, una grandissima risposta di questi ragazzi rispetto ad alcune critiche che oggettivamente ci possono anche stare, perché se non fai risultato non possiamo ricevere applausi, però oggi c'è stata una grandissima risposta. Cosa c'è di meglio per una società, Angelo, se non centrare i risultati e nel contempo fare un lavoro di scoperta di giovani così importante? Inevitabile parlare di Orsolini, è un giocatore di cui parla tutta Italia, però questo è anche il premio a una programmazione, dimostra che i risultati si possono raggiungere puntando su giovani del proprio vivaio. Questo è un aspetto tutt'altro che secondario. Direi di sì, stiamo puntando molto su giovani, non solamente del nostro vivaio, ma anche con dei piccoli investimenti che il presidente ci permette di fare, vedi anche Favilli. Insomma, siamo molto contenti e sapevamo che la strada sarebbe anche stata difficile, perché non è sempre facile con le tensioni dover fare i risultati, questo connubio tra risultato sportivo e risultato dal punto di vista finanziario. Stiamo cercando di attuarlo, ci sta riuscendo bene, insomma, se riusciremo a centrare la salvezza, che con questa determinazione sicuramente può essere più vicina, penso che abbiamo fatto qualcosa di importante. Squadra ben costruita, ben amalgamata, l'Ascoli, con giocatori come Addai, Cacia inseriti a fare così un po' anche da chioccia, anche Addai è giovane per carità, però permettono anche ai giovani di maturare e di crescere. L'Avellino all'andata, per Novellino l'Ascoli è stato il primo banco di prova, poi un girone di ritorno importante. Secondo lei, come vede la lotta nelle retrovie, è davvero molto agguerrita, molto equilibrata, non si può davvero mollare un centimetro perché dietro si corre? È agguerritissima, ci ha dato una risposta anche oggi Latina, che davamo tutto per morto, è andato a vincere a Chiavari, quindi noi domenica, sabato saremo là da loro. È una lotta accesa fino all'ultimo secondo dell'ultima gara, io credo che saremo tutti in ballo per centrare la salvezza. Di contro, noi guardandoci in casa siamo contenti del fatto di quantomeno di essere padroni del nostro destino, nel senso che se faremo i risultati giusti non dovremo guardare i risultati degli altri, questo credo che sia già importante. Angelo, passo l'auricolare al direttore sportivo Giaretta, così possiamo andare pure con le domande da studio. Lo ringrazio. Il dislivello è notevole, quindi devo staccare il mio di auricolare. Buonasera Giaretta, complimenti per oggi. L'Ascoli ha dimostrato sicuramente di avere più fame, una vittoria che dà linfa. Mi corregga se sbaglio, mi sembra ne avevate vinta una nelle ultime 10-12 giornate, per cui una vittoria importantissima. Venivate da tanti pareggi e credo che anche le parole di Aietti al termine della gara con il Brescia pur dure siano servite per responsabilizzare la squadra. Ma sicuramente sì, insomma, abbiamo vissuto delle settimane molto toste, di grandissima tensione, ancora le vivremo, perché non abbiamo ancora completato l'opera. Però io credo che oggi ci sia stata una grandissima risposta da parte di tutti, dei ragazzi, dell'allenatore, dello staff, della società, risposte a quanti alleggiavano dei dubbi rispetto all'unità di intenti, alla compattezza interna. Invece è stato dimostrato, e i ragazzi hanno dimostrato in campo, che non c'è nulla di tutto questo, anzi sappiamo, siamo ben consapevoli che la lotta per arrivare alla salvezza è ancora lunga, però lo spirito è questo. Abbiamo sbranato la gara fin dal primo secondo in cui l'arbitro ha fischiato l'inizio, quindi lo spirito è sicuramente questo. Senta Giaretta, possiamo chiarire quel piccolo parapiglia che è successo al termine del primo tempo? Mi pare sia stato allontanato anche il vice di Aietti. Cos'è successo? Un pallone scagliato con un po' troppa violenza dalla Verone verso la panchina scolana, si è innescato un piccolo parapiglia, mi sembra. Tutto finito lì? Diciamo che eravamo già 1-0 per noi, sono entrati in campo due palloni e la Verone, per tirarne fuori uno, l'ha scagliato con violenza addosso al nostro allenatore in seconda, che ovviamente se l'è presa ed è venuto fuori quel parapiglia. Bisogna stare più attenti, intendo noi tutti tesserati, giocatori in campo, quel pallone scagliato in quella cattiveria addosso alla panchina meritava più attenzione. Va bene, grazie. Angelo, permettimi un'ultima domanda, la quota salvezza, è famosa quota salvezza, se ne parla, però è difficile anche fissarla visto questo rendimento impronosticabile delle squadre che sono in lotta per salvarsi. È difficile, sì, per non sbagliare diciamo 50, perché la classica quota matematica è 50, poi è chiaro che c'è ancora qualche scontro diretto, speriamo che non tutti dietro riescano a vincere come si fa quotidianamente. Penso che 48, ecco, mi voglio sbilanciare un attimo, 48 possa esserci la salvezza.